La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città. Buongiorno, anzi, buonasera, che siamo in notturna, però ci stava a fare il post partita. Siamo tornati alla vittoria! Alla vittoria! Ovviamente non sono per nulla contento. Cerco di mettere un po' d'allegria, ma non sono molto contento. In ogni caso, voglio fare due rendiconti. Prima cosa, per chi non lo sa, Suso salterà la battaglia di Jeddah, perché l'espulsione gli farà saltare la finale e questo mi fa imbestialire, perché sapete quanto ci tengo alla battaglia di Jeddah, la battaglia di Jeddah. Dobbiamo puntare tutto su quello ormai quest'anno, quindi sono arrabbiato già solo per questo. Per quanto riguarda Gattuso, voi sapete che io non sono un amante di Gattuso, però siccome ormai la società ha deciso di tenerlo e non lo manderà via, adesso non penso che, magari fra un'ora arriva una sorpresa, mi fanno il regalo di Natale in ritardo, non lo so, arriva una sorpresa e lo mandano via, non credo. Di conseguenza, fino a fine anno non voglio sentire più nessuno parlare di Gattuso. Ormai rimane lui, hanno deciso così, non sono d'accordo, ma hanno deciso così. Fino alla fine non voglio sentire più niente. Non è che adesso perdiamo la Supercoppa o perdiamo la... adesso abbiamo Roma, Napoli, ce l'abbiamo il calendario adesso. I punti che dovevamo fare li abbiamo buttati. Ma il calendario è difficile, avremo un gennaio molto difficile. Quindi non voglio sentire nessuno che mi parla di Gattuso, eh? Ormai hanno deciso di tenerlo fino a fine anno. Va sostenuto fino a fine, o meglio, sostenuto un parolone, però almeno non va criticato fino a fine. Tanto non serve, non serve. Io sapete che sono per la critica costruttiva. La critica costruttiva mi va bene. La critica inutile mi annoia e non serve a niente, è deleteria per la squadra, eccetera. Quindi, siccome oramai hanno deciso di tenerlo, ce lo teniamo fino a fine anno e basta con le critiche, cerchiamo di fare il meglio possibile e basta. Sapete che io ci tengo tantissimo per la battaglia di Jeddah. La battaglia di Jeddah è fondamentale, ragazzi, perché se vinci quella porti un trofeo a casa. È fondamentale più di tutto il resto. Voglio concentrazione massima. Già che staremo senza Suso è un problema, perché avevamo un'arma in più. Adesso chi giocherà? Boh, giocherà Cutrone, penso, non lo so, vediamo. In ogni caso, concentratissimi per la battaglia di Jeddah, eh? Adesso riposiamoci, avevamo bisogno un po' di riposo. Campionato siamo lì, siamo a un punto dalla Lazio, i ladroni hanno vinto anche oggi. Come mi piace chiamarli ladroni. Io scherzo, che qua poi c'è gente che se la prende. Cioè scherzo, quest'anno sono la nuova Juventus. Non è che... cioè... vabbè, scherzo, che poi si arrabbiano, chi li vuole sentire. Comunque, abbiamo vinto, il Pipita è tornato al gol, meno male per il Pipita. Lo vedevo un po' che era in difficoltà, ragazzi. Poi quando tu non ci sei con la testa vale tutto, perché se non ci sei con la testa non riesci a fare niente. Per fortuna l'ha portata a casa, l'abbiamo portata a casa, è riuscito a segnare il Pipita. Non ho ancora capito, non ho ancora capito, me lo dovete spiegare, perché non fa giocare Conti. Cioè ha messo Calabria, che poi tra l'altro dal cross di Calabria è nato la sponda, il gol, va bene. Ma c'hai Conti, perché non lo fai giocare? Mi devi spiegare perché non lo fai giocare, che è due volte più forte. Perché non lo fai giocare? Ce l'hai, è lì, 28 milioni l'abbiamo pagato, lo facciamo giocare o no? Cosa aspettiamo? Quando ricomincia a giocare Conti? Fra due anni? Facciamolo giocare, per favore, che mi hai fatto anche pareggiare al fantacalcio invece di vincere, se entrava Conti. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Quindi ragazzi, meno male, post partita veloce, giusto per dire che per fortuna l'abbiamo portata a casa. Suso salterà la battaglia di Jeddah, siamo comunque lì, riposiamoci, godiamoci il Capodanno e l'anno prossimo si vedrà come andrà a finire. Ci vediamo domani noi per il solito video. Ciao belli! Ci sliva da Svidania, buon anno a tutti, buon anno, buon anno, buon anno, ma tanto ci sentiremo. A proposito, prima che mi dimentico,
Iscrivetevi allo Zoccolo Duro, vi dovete iscrivere allo Zoccolo Duro. Ciao belli.